Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, anzitutto ammiriamo la domanda che questo giovane pone al Signore. Una domanda che in effetti dovremmo porre tutti noi al Signore, prima a noi stessi e poi al Signore. Che cosa devo fare per avere la vita, per avere la vita eterna? Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? E invece noi che cosa ci domandiamo? Cosa devo fare per avere la salute? Cosa devo fare per avere il benessere? Cosa devo fare per smettere di avere problemi col vicino, col cugino, col parente, con l'amico? Cosa devo fare per stare bene qua? Il giovane invece fa una domanda ammirevole, che ripeto dovremmo farci tutti noi. Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù subito gli indirizza lo sguardo al cielo. Perché dici buono? Buono è uno solo, è Dio. Quindi il primo sguardo è Dio, rivolgiti a Dio. Poi vuoi entrare nella vita? Osserva i comandamenti. Ecco l'ottica nella quale guardare i comandamenti. Vedete, cari fratelli e sorelle, noi siamo entrati in questo mondo che attacca la Chiesa, attacca il cristianesimo, ci si accusa di essere dogmatici, mille leggi, mille comandamenti, ma in realtà i comandamenti sono la via per il cielo. Vuoi entrare nella vita eterna? Vuoi entrare nella vita eterna? Nella vita quella vera? Osserva i comandamenti. I comandamenti non sono leggi cieche di un Dio cattivo che non vuole la nostra felicità, no, sono le protezioni della strada che conduce dritta dritta alla vita eterna. Cioè, rendiamoci conto, il nostro desiderio naturale è il benessere. E per questo cerchiamo il benessere in questo mondo, perché stiamo in questo mondo. Ma se avessimo un pizzico di fede e credessimo realmente che il nostro Signore ci è andato a preparare un posto, sapremmo che il benessere vero e definitivo e unico è il benessere che avremo in paradiso, un benessere che nessuno potrà mai toglierci, questa vita eterna a cui ambisce questo giovane, questa vita eterna e questo benessere che noi possiamo iniziare a godere da qui sul sentiero che conduce al paradiso. E il sentiero che conduce al paradiso sono i comandamenti. Usciamo fuori dai comandamenti, finiamo in un precipizio. Chi mai è andato in montagna a fare qualche passeggiata sa che i sentieri sono segnati. È il sentiero dove si cammina è segnato, ci sono delle strisce bianche e rosse che ti dicono passa qui, se ti allontani dal sentiero lo fai a tuo rischio e pericolo, e non di rado si finisce sotto un burrone. Ed è così nella via spirituale. Vuoi entrare nella vita? Osserva i comandamenti. E il giovine gli chiede quali? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non dire bugie. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E lui dice, io queste cose già le faccio. Beato lui che queste cose già le fa. Che bello sarebbe dire anche noi, io queste cose le ho fatte da quando sono giovane, sempre fatte. E invece no, noi di volta in volta ecco che una o l'altra di queste cose le commettiamo, perché se non uccido fisicamente uccido moralmente con le mie parole, se non commetto adulterio fisicamente lo commetto col pensiero, con desideri ignobili, se non rubo fisicamente non è detto che io non rubi agli altri la buona fama parlando e sparlando del mio prossimo. E poi chi non la dice le bugie a fin di bene? No, la bugia a fin di bene si dice, è chiaro, per difendersi. E invece no, non si dice la bugia a fin di bene,
Non si dice, non esiste una bugia a fin di bene, perché la bugia è sempre contro la verità e chi parla contro la verità parla contro Dio, parla contro Gesù. Onora il padre e la madre. E quindi fai una vita santa, obbedisci ai tuoi genitori quando sei bimbo. E ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Invece il nostro prossimo in genere è in funzione di noi stessi. Fin quando ho qualcosa da prendere mi sta simpatico, è buono e ci sto intorno. Quando non c'è più niente da prendere, anzi quando devo sopportare qualcosa, Dio me ne scampi e mi allontani, non lo vogliono o non la voglio più vedere, non ne voglio più sentire. Questo amare il prossimo come te stesso, quindi beato questo giovane che queste cose le ha osservate sempre e chiede però, perché non si sente soddisfatto, nonostante veramente sia un giusto, perché ha fatto tutte queste cose, non si sente soddisfatto, gli manca ancora qualcosa, sente dentro di sé che qualcosa gli manca. E allora chiede a Gesù, che cosa mi manca per essere perfetto? Gesù lo guarda. Nel Vangelo di Matteo non lo dice, ma nel Vangelo di Marco, in questo stesso punto dice l'Evangelista che Gesù lo guarda, lo ama e dice lui, vuoi essere perfetto? Allora vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, così avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Seguire Gesù non è un comandamento, non è un suggerimento, è una chiamata, è un suggerimento appunto. Non è un'imposizione, Gesù non lo impone. Mentre i comandamenti sono per tutti, ma seguirlo più da vicino è qualcosa che segue una chiamata, una vocazione, uno sguardo d'amore di Gesù. E anche se non è un comandamento, ma chi se si sente guardato singolarmente e amato da Gesù, gli può dire no, non ti seguo. Ecco che questo giovane aveva tanto e gli dice no, non ti seguo, perché rimane attaccato ai suoi averi, a ciò che crede di possedere in questa terra. Miserabile giovane, che era giusto fino a questo punto, e da questo punto in poi se ne va triste, perché la sua realizzazione piena e felice era quella di seguire Gesù, perché Gesù lo aveva chiamato con uno sguardo d'amore, con una vocazione d'amore, a una perfezione maggiore, a una libertà maggiore, perché il vendere tutto quello che aveva lo avrebbe liberato da tutte le angustie, da tutte le tristezze, da tutte le preoccupazioni che i beni di questo mondo ti danno. No? Quanto più uno ha, tanto meno riesce a slanciare il pensiero verso il cielo. San Francesco, leggendo questo brano evangelico, decise proprio di dar via tutto, perché glielo chiedeva il Signore anche a lui, dar via tutto. E allora si è fatto povero di tutto, ma è diventato più ricco di ogni altro. E mentre di questo giovane non si ricorda neanche il nome, se non che se n'è andato via triste, lui con tutti i suoi averi che ora sono polvere, come lui, di San Francesco e di tutti quelli che hanno saputo ascoltare e seguire la chiamata d'amore del Signore a una perfezione maggiore, se ne proclamano le lodi e le glorie qui in terra da centinaia e centinaia di anni, ma soprattutto per tutta l'eternità in cielo. Perché? Perché hanno conseguito la vita eterna e hanno scelto la parte migliore, quella parte che non gli sarà mai tolta per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.